uno dei miei insegnanti quando ancora ero un giovane studente di radiofonia, perché pensate, ho fatto un master proprio in radiofonia, mi diceva, mi ricordava una famosa frase di un filosofo, Wittgenstein, non so se ne hai mai sentito parlare, caro Damiano Calenzo. Era una massima, una sorta di massima, era, diceva, recitava così: tutto è comunicazione, punto. E lì poi ci si fermava a riflettere, a interpretazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente quello che sto facendo adesso è una delle forme di comunicazione più antiche che abbiamo, no? Perché la radio, insomma, già nella Seconda Guerra Mondiale si ascoltava la radio. Certo, si è dovuta un po' giustamente adeguare ai tempi, per cui oggi anche la comunicazione radiofonica, talk, ma non solo, è diventata pagina social, è diventata televisione, è diventata magari, non so, concerti, manifestazioni, eventi organizzati dalle radio stesse. Insomma, si è dovuta necessariamente adeguare ai tempi, senza pensare poi alle app per ascoltare la radio anche fuori da dove trasmette il segnale FM. Tutto questo rientra nella comunicazione, comunicazione che va a pari passo con un'altra parola importante, che è il marketing, perché poi avete capito che questa estensione ha a che fare anche con un discorso puramente di marketing. E allora marketing e comunicazione sono le due parole chiave dalle quali vogliamo partire, che vogliamo approfondire con la nostra ospite Elisa Iandiorio. Buonasera Elisa. Ciao, buonasera. Talmente preoccupato del cognome che l'ho chiamata Elisia, giustamente. Stavo pensando a dove mettere lei e l'ho messa nel nome, la parte più semplice. A parte gli scherzi, benvenuta, ben trovata. Grazie, grazie a te e grazie a tutti. Allora Elisa, il tuo lavoro molto importante visto i tempi che corrono, perché parlare di marketing e comunicazione oggi significa praticamente affrontare il mondo che una volta era virtuale e che oggi sembra aver sostituito quello reale. In esatto. Un certo senso, perché quando parli di web, social, eccetera, eccetera, significa avere questo sì. A portata di mano. E cosa succede in Australia? Tac, voglio andare a mangiare il pesce più, non so, il ristorante più vicino, prendo questo. Cioè, ormai è diventato proprio il nostro vero mondo, probabilmente. Assolutamente, il nostro mondo in un telefono. Se pensiamo sì. Che fino al 2003, essendo ottimisti, i telefoni servivano per chiamare. Gli SMS forse nel c'erano. 2003 c'erano i primissimi telefoni che cominciavano a scattare qualche fotografia con un, ma proprio, cioè dovevi venderti un rene per esatto, comprarne uno. Esatto. E ad oggi abbiamo un telefono che fa tutto, fondamentalmente. Dico sempre, manca solo che fa il caffè e poi siamo a posto. Esatto. Insomma, quindi sul telefono c'è la nostra vita, dai nostri dati personali, contatti personali, tutti i nostri dati, appunto alle app, quindi Facebook, Instagram, se vogliamo parlare dei social più comuni, piuttosto che appunto le app di shopping o di qualsiasi altro tipo di attività, fitness, qualsiasi tipo di azienda, professionista, può farsi trovare. Esatto, la difficoltà è proprio, al contrario del 2003, che essendo questo oceano mm-hmm. di attività presente anche dello stesso settore, è proprio farsi trovare. Esatto. E probabilmente nel 2003 andavi su internet, sui motori di ricerca, cercavi, non so, palestra a, che ne so, Roma, quartiere Prati, ne trovavi 2-3. Quattro. Sì. Perché adesso le altre ancora non è che non esistevano, non ci stavano. Oggi dove vai? Oggi la difficoltà è farsi trovare. Esatto. E differenziarsi. Esatto. E questa è la cosa più complessa. Proprio qualche giorno fa sentivo le classiche chiacchiere da spiaggia, no? Perché sì. In questo periodo sono da spiaggia, non da bar. E una persona diceva, rivolgendosi all'amica, che ci vuole ad aprire un B&B? Mica ci vorrà fare una scuola, e poi lo metti su TripAdvisor e vai. E vai, esatto. O su Booking. Esatto, e vai. E io, tra me e me, ho riflettuto, dico, è vero, non serve una scuola per aprire un B&B, basta un commercialista tendenzialmente, però per farsi trovare e per farsi conoscere non basta metterlo su internet, ma servono tantissime altre attività. Esatto. E qui questa è la grande distanza che c'è tra internet e il mondo fuori, che tanti non hanno la consapevolezza della complessità che c'è nel far trovare quella piccola goccia. Esatto. Nell'oceano. Esatto, perché poi sappiamo che praticamente la gente, quando va a fare una ricerca,
al di là del fatto che non sempre inserisce le parole chiave giuste quando va a fare la ricerca, no? Mm-hmm. Ma poi solitamente si ferma neanche alla prima pagina del motore di ricerca, legge le prime 3, 4, 5 massimo. Infatti, e poi si ferma lì, sì, è così, cioè, no? Una battuta che dice: se vuoi scomparire, vai nella seconda pagina di Google. Esatto, no, è così, esatto. Perché è così, si ferma ai primi 3, 4 annunci e vi assicuro che stare tra i primi 3, 4 annunci, ovviamente, come si dice in termini tecnici, di posizionamento organico, cioè non quelli a pagamento, sì, per Google, servono mesi, se non anche anni, a seconda del settore dell'attività di lavoro ben fatto dietro. Ecco, e di questo tu ti occupi di fatto, no? Sì, 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 mi occupo di questo tra le altre cose, nel senso che mi occupo della parte web, sì, quindi appunto il sito internet, il posizionamento sui motori di ricerca, tutto quello che è il digital PR, come si dice, no? Quindi, sì, perché non è più sufficiente fare un sito e posizionarlo paradossalmente, ma in realtà è tutto il mondo che gira intorno. Il sito è il fulcro, poi ci sono i social, ci sono appunto che oggi, scusami se ti interrompo, sì, confermi o no che sono diventati dei veri e propri anche motori di ricerca i social? Diciamo già che Facebook rispetto a qualche anno fa, sì, ha cambiato molto. Allora, i rumors che girano è che l'obiettivo di Mark è quello, sì, di appunto far diventare Facebook un motore di ricerca. Ma già si capisce, perché se tu scrivi il nome di un'attività restando, mm-hmm, vago, ristorante, sì, ti vengono, esatto, perché nella filosofia di Mark, sì, è quello di far diventare Facebook fondamentalmente autonomo. Per questo ad esempio Facebook penalizza, se vogliamo usare questo termine non bellissimo, tutti quei link che vengono pubblicati che rimandano al di fuori di Facebook, sì, che però sono molto utili, tra parentesi, perché, certo, poi non c'è solo quello da tenere in considerazione, proprio perché Mark poi l'ha dichiarato spesso, quello che lui vuole fare nel futuro è diventare autonomo, indipendente anche da Google o dagli altri motori di ricerca, e quindi tenersi tutto al non suo... Non è casuale questo. No, anche se appunto il rimandare è importante, perché poi alla fine Facebook ti dà diciamo gli aggiornamenti della pagina, no? Ma se uno volesse inquadrare un'attività, un professionista in una vetrina, secondo me il sito ancora c'ha la sua valenza. Il sito è assolutamente la parte fondamentale. Io questo lo ripeto sempre, anche chi mi dice ok, ho la pagina Facebook, il sito non mi serve. Assolutamente no. Il sito è, come dicevo, la parte centrale. Facebook e tutti gli altri sistemi servono per rimandare al sito. Questo perché? Perché tramite il sito, soprattutto tramite il sito, che riusciamo a ricavare i dati degli utenti, quindi a capire il loro comportamento di consumo, il loro comportamento d'acquisto se si tratta ad esempio di un e-commerce, capire il percorso che fanno, da dove provengono, perché c'è differenza se un utente mi viene da Facebook o mi viene da Google, e tantissimi altri dati molto utili anche all'attività offline, perché c'è chi vive ovviamente fuori dal mondo internet. E quello che ci serve, a quello a cui serve il sito internet, è proprio anche per l'attività offline. Certo, certo, molto interessante tutto questo, che ci rimanda anche a un concetto che comunque tu continui a seguire, che è più legato diciamo a una forma di marketing tradizionale. Noi quando sentiamo dire Facebook ha sostituito il passaparola, ma attenzione, neanche troppo, cioè il famoso passaparola, il bigliettino, cioè quello che conosciamo benissimo, secondo me, almeno a mio modo di vedere, secondo la mia esperienza, esiste ancora ed è molto forte. Esiste ancora, è molto forte, innanzitutto per la parte principale, che banalmente non tutti sono su Facebook e non tutti sono su internet, sì, quindi, certo, a seconda del target a cui io voglio mirare, devo sicuramente pensare ad altre attività. E in secondo luogo, perché comunque il web marketing è un ramo del marketing tradizionale. Il marketing tradizionale è un contenitore di tanti settori, tra cui c'è anche il web marketing, e di tantissime altre attività. Ecco perché io sono fautrice della cosiddetta integrazione tra il marketing tradizionale e il web marketing, perché l'uno senza l'altro ad oggi non possono stare. No, assolutamente. È interessante questo aspetto che proponi, che insegni anche, perché tu sei anche
professore? Sì, io sono docente e professore a contratto all'Università degli Studi della Tuscia, sì. In due materie. Una è un laboratorio di web marketing, quindi molto molto pratico, quindi quello che imparano i ragazzi è proprio a costruire un sito, gestire un sito e gestire i canali social in relazione a un'azienda, fanno proprio un progetto. E invece un'altra materia, tra virgolette, più teorica, sì. Che è marketing e big data analytics, che sembra una parolaccia, ma in realtà non è altro che capire come tutti i dati che ci derivano dal web, certo, possono essere utilizzati dal marketing. Molto interessante tutto questo, Elisa. Poi ovviamente, ecco, parlando di market, parlando del target a cui ti rivolgi per quanto riguarda la tua attività da libera professionista, innanzitutto, ecco, il bello di questo momento è che fare un lavoro del genere ti porta ad avere una clientela potenzialmente senza spazio e tempo, no? Sì, assolutamente. Potenzialmente, dico. Potenzialmente, perché poi ho dei limiti io di tempo e di spazio. Infatti potenzialmente. Anche perché poi, come mi dicevi tu prima, comunque se posso, ma questo è umano, insomma, fisiologico. Tu, ma in generale qualcuno, ognuno di noi tende ad avere una clientela comunque sempre presente sul territorio che conosce, sì, no? Per avere, sì, un rapporto proprio ancora, perché, diretto. Esatto, io prediligo il rapporto diretto, assolutamente, perché il rapporto umano è alla base di qualsiasi tipo di relazione, anche professionale e lavorativa. Ciò non toglie che a molti clienti o anche professionisti con i quali collaboro non sono sul mio territorio ma sono fuori. Questo, certo, però sempre perché sono frutto di relazioni. Certo. Quindi dicevamo, il target è più ovviamente dal libero professionista all'azienda. Sì, esattamente. Più o meno, quindi, grande. Sì, più o meno grande, quindi dal libero professionista che vuole promuovere la sua attività, dalla piccola, media, grande azienda all'attività commerciale. Quindi chiunque, diciamo, voglia mettersi in gioco nel mondo del marketing e della comunicazione. Ed oggi è naturalmente tutto questo fondamentale, non c'è bisogno di comunque dedicarvi altre parole, insomma, lo sappiamo benissimo. E allora, per quanto riguarda la professionalità, avete sentito, di Elisa Iandiorio, potete ovviamente, a proposito di contatti e di social, recarvi o sul sito www.elisaiandiorio.it oppure stessa cosa elisaiandiorio.it per quanto riguarda la pagina Facebook. Sono sufficienti questi contatti? Sì, Elisa? Sono sufficienti, perché anche lì poi trova in realtà, esatto, tutto il resto. Ecco, l'importanza del sito, per concludere. Io mi rivolgo a voi, a te, insomma, da utente di siti, non li faccio, però che siano intuitivi, semplici, che non siano un mappazzone di roba come spesso vediamo. Concordo che non ci te. Si capisce niente. I siti fatti bene, secondo me, sono quelli che hanno 3, 4, massimo 5 caselle dove tu deve essere una sorta di biglietto da visita, non c'è niente da assolutamente fare, assolutamente, less is more, come si dice, perché poi appunto i famosi aggiornamenti, l'evento dell'ultimo momento, eccetera eccetera, rimandi a Facebook, rimandi a Twitter, rimandi a tutti, esatto, i canali che i siti che devono ci sono. Essere per l'utente, non per, esatto, l'azienda. Esatto. Molto bene, Elisa, è stato un vero piacere averti con noi. Grazie. E allora a voi. Ti auguriamo buon proseguimento, buona estate. Grazie, e anche buon a lavoro. Voi.